Benvenuti a questa mostra. Il tema proposto di questa mostra è ritratto e autoritratto, che si svolge in Villa Casati dal 19 al 27 di novembre. Dunque, il ritratto non è nient'altro che la rappresentazione di una persona secondo le sue fattezze e sembianze, riferite appunto all'opera dell'artista. Ci sono quattro stili di ritratti. C'è il ritratto tradizionale, e questa mostra è forse piena di ritratti tradizionali. C'è il ritratto surreale. C'è il ritratto concettuale. E finalmente c'è il ritratto astratto. Cos'è il ritratto tradizionale? È un'immagine del viso che è l'elemento predominante nel ritratto. Lo scopo di questo ritratto è di rappresentare le sembianze in forma visiva della persona. Il ritratto surreale si esaltano l'inconscio e la casualità. Due elementi in grado di fornire la dimensione del reale. Perché i due elementi si esaltano per far sì che si dia una dimensione oltre al reale. Questo è il ritratto surreale, che qui non vedo, non c'è nessun ritratto surreale. Poi c'è il ritratto concettuale. Il ritratto concettuale trasmette un concetto. Il concetto di figurare un'idea attraverso un simbolismo. E qui c'è un ritratto concettuale, che è questo. Del futuro. Nel futuro. Poi c'è il ritratto astratto. E anche qui di ritratti astratti non ne vedo, perché sono tutti quasi ritratti tradizionali. Il ritratto astratto non riproduce la realtà esistente, è senza regole, è una realtà esclusivamente soggettiva. Ecco, questi sono i quattro tipi di ritratti che noi troviamo nella storia dell'arte. Ecco, qui sono rappresentate 62 opere, fra disegni, oli, sculture in legno, in ferro, ma pochissimi rappresentano questi quattro tipi di ritratti, se non il ritratto tradizionale. È questo ritratto concettuale che io ho fatto. La prima raffigurazione umana riguarda il faraone Akhenaton, cultura egiziana, che adorava il sole. L'inizio della ritrattistica nasce nella Grecia del VI secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri. Nella cultura umanistica il ritratto riconosce la centralità dell'uomo, la sua dignità. I personaggi erano rappresentati e raffigurati con realismo nel loro ruolo sociale. 500, 600, 700. Arriviamo all'autoritratto. È un ritratto che l'artista fa di se stesso, era sconosciuto nell'arte antica, in genere si è affermato nel periodo medievale, fino a raggiungere la maturità nel Rinascimento, grazie soprattutto ai pittori italiani e dell'Europa settentrionale. Ricordiamo gli autoritratti di Leonardo, Rubens, Raffaello, Caravaggio, Michelangelo, Van Gogh, Matisse, Picasso, Schiele, Ligabue, eccetera. Sono praticamente 19 artisti che partecipano a questa mostra, con le loro opere di pittura, scultura, acquerello, disegno, ceramica, fotografia. Sono opere di piccole e medie dimensioni che rappresentano i ritratti o gli autoritratti che ognuno ha scelto per questa mostra. Penso di essere stato breve e forse un po' meno chiaro,
ci sono delle domande vi rispondo volentieri. Vi auguriamo una buona mostra, siamo a vostra disposizione. Grazie. Grazie. Adesso vi spiego una delle mie opere in cui siete tenuti a partecipare in modo tale che il ricordo di questa mostra del ritratto sia una memoria dove tutti noi siamo stati ritratti. E allora io ho scritto e ho lasciato una sedia colorata vicino alle mie opere dove appunto ci si accomoda per 30 secondi, ci si siede e un operatore qualsiasi, perché ormai il cellulare ce l'hanno tutti, scatta la fotografia e nasce il ritratto. E questi ritratti verranno poi consegnati alla Proloco, che faranno delle cassette, in modo tale che si ricorderà che anch'io ho partecipato, che anche voi avete partecipato alla storia del ritratto. Perfetto. Grazie di nuovo, potete accomodarvi.